Buongiorno Flavia, la nostra vincitrice del concorso Tu come lo usi 2017. Oggi cosa prepariamo di bello? Guarda, io sono veramente contenta di poter cucinare con voi, come ho già detto anche le altre volte. Ricordami, è una misticanza. Con champignon. Scaglie di grana padano, che è il nostro protagonista della ricetta. Assolutamente sì. E poi? Gamberoni, code di gambero, zenzero fresco e pomodorini, diciamo una misticanza. E poi vediamo come anche adattare ad altre stagioni, intanto esatto. Noi abbiamo usato quelli. Assolutamente sì. Allora, si possono, visto che i gamberoni hanno preparato tutti delle cose bellissime, assolutamente bellissime, li mettiamo a sbollentare per pochi minuti nell'acqua bollente che è già qui che bolle. Ecco fatto. Qui mi sembra che ci siamo già anche, perché basta poi proprio solo che si prendano colore. Sì. Partirei tagliando i funghi. Io prendo una ciotola per fare la dove possiamo mettere tutti gli ingredienti. Sono belli freschi, sì, che vengono. Io li uso un pochino grossettini, perché come, almeno come così. Come lo fai di solito? Esatto. Dentro all'insalata si sentono un pochino sotto i denti. Cos'è che ti ha convinto a partecipare al concorso Tu come lo usi? Di grana padano. Guarda, era anche un'opportunità appunto per far vedere se uno è capace di fare qualche cosa in particolare. Insomma, le ricette, non c'è niente di così fermo nel mondo della cucina. Io so fare due o tre cosine sfiziose, non sono una cuoca provetta, però nel tempo l'idea di sperimentare, di fare delle cose, insomma. Sei una che cucina in casa. Ah, insomma. sì. Uso molto le mani perché a casa sono la cosa più rapida che esista. Le noci le abbiamo tritate. A questo punto io metto tutto qui, che dopo facciamo un bellissimo piatto. Assemblaggio, esatto. Abbiamo queste bellissime fette di pane integrale, facciamo dei quadratini che in casa vengono benissimo. Facciamo questi quadratini da tostare nella padella. Questi vanno tutti tostati nella padella già calda. L'olio, senape di Digione, un meraviglioso limone, zenzero grattugiato, ce n'è già un pezzettino così, questo è già sbucciato, pepe, una bella macinata, un pochino di sale che deve condire il tutto, direi che abbiamo quasi tutto, ci mancano soltanto proprio le cose da guarnire il piatto, un po' di misticanza, pomodorini, un po' di funghi, qui le noci, a questo punto metterei intanto qualche cucchiaino di vinaigrette, mettiamo gli anacardi, prendiamo grana padano, che essendo un pochino meno stagionato presta anche a fare, non si rompe in scaglie e quindi si può organizzare anche un piatto carino con un filo d'olio, appena perché non devono neanche essere particolarmente forti, e un pochino di origano. Un pochino qui tra uno e l'altro vengono benissimo. Ecco, guarda. Perfetto. Direi che è proprio bella, buona. È anche un piatto completo. Bene, il piatto è finito, la nostra misticanza con scaglie, ricordiamo il titolo, di grana padano, gamberi e champignon. Vorrei che lo assaggiassi perché merita almeno un assaggio. Molto volentieri. Ho pensato di abbinare a questa insalata un cortese di Gavi, che è questo territorio al confine tra il Piemonte e la Liguria. È un vino fresco, giovane, che si adatta particolarmente a questa insalata, non è troppo impegnativo, quindi perfetto anche per la pausa pranzo. Brava Flavia, alla prossima!